è tenuto ad Arezzo il quinto congresso territoriale della Femcam CISL, il sindacato dei lavoratori dei settori energia, moda e chimico. Il settore attualmente vive ancora un periodo di crisi, soprattutto per come è conformato il settore del tessile abbigliamento. C'è da distinguere tra i grandi gruppi o i gruppi o i grandi marchi in cui anche in questi anni di crisi si sono sviluppati, mentre siccome il settore è fatto principalmente di piccole e medie imprese vive ancora una situazione di difficoltà ed è una situazione che si trascina da tanti anni rispetto a questo. Quando si parla d'Arezzo è sempre molto difficile perché è un territorio molto variegato, cioè dove ci sa un settore della moda fatto da grandi gruppi che non hanno minimamente sentito la crisi o comunque in modo abbastanza, diciamo, marginale, e invece quella parte produttiva che è la medio-piccola che non solo ha sentito la crisi ma c'è stata anche molta perdita di posti di lavoro. Sono sparite quelle centinaia di aziende micro che in Italia sono quelle che hanno costruito la storia della manifattura, che sono quelle aziende, diciamo, quasi familiari, che vanno da un dipendente a 6 o 7 dipendenti, che spariscono, nessuno se ne accorge, nessuno lo sa, ma che vanno a aumentare la disoccupazione. Tra i temi all'ordine del giorno ovviamente anche la questione Cantarelli, la storica azienda tessile aretina. Ad oggi la situazione è di un'azienda in cui c'è un commissario in amministrazione in attesa di bando di vendita. Dico è delicata perché probabilmente, e io mi auguro che ci sia all'ultimo momento il cosiddetto cavallo bianco, che ritengo probabilmente ci sarà, che uscirà e che avrà probabilmente un piano industriale che potrà garantire almeno un proseguimento dell'attività. Come? Sarà tutto da verificare, sapendo che oggi poter pensare che un'azienda assuma e prenda 250 dipendenti è un numero molto rilevante.